Ciao ragazzi, quest'oggi giochiamo Pokémon Platino con la mappa randomizzata. Cosa significa mappa randomizzata? Significa in buona sostanza che ogni zona di caricamento del gioco è stata mutata. Entrando ad esempio nella palestra di Pedro, potremo essere catapultati a Pratopoli. L'obiettivo della sfida, che si è tenuta sul mio canale Twitch qualche giorno fa, andate a seguirlo, è quello di riuscire ad affrontare nell'ordine corretto tutti i capi palestra e tutti i Super 4 e infine il campione. Impresa difficile, dato che non abbiamo idea di dove si trovino. Questo video è un video highlight. Se volete vedere la run integrale, l'ho caricata sul mio secondo canale, vi lascerò un link nelle schede. Quello che vedete oggi è semplicemente un best of dei momenti salienti. Prima di lasciarvi al video, vi ricordo Pumpling, il sito con cui collaboro. Se volete acquistare magliette sul loro sito, questo è anche il periodo estivo per le magliette, quindi potrebbe tornarvi particolarmente utile. Hanno un sacco di sconti anche su costumi da bagno. Insomma, prezzi stracciati su Pumpling. Con il codice Creepy, acquistando, potete ottenere anche dei calzini in omaggio e 20% di cashback. Detto questo, vi lascio al video. Buona visione. Che cosa significa Pokémon Platino con la mappa randomizzata? Significa questa cosa qui, per chi non lo sapesse. Ogni luogo ti teletrasporta in un altro luogo. Il nostro obiettivo, come leggete anche in grafica, è il seguente: finire il gioco sconfiggendo in ordine tutti i capi palestra, tutti i Super 4 e il campione. Quindi l'ordine sarà quello dei giochi. Queste zone qua dovremmo il più possibile esplorarle subito, ok? Perché poi orientarsi dentro questi luoghi qua, platinarli tutti, passatemi il termine, riuscire a entrare in tutti i teletrasporti è molto difficile. Quindi noi secondo me non dobbiamo skippare questo, il Monte Corone, ma dobbiamo cercare di addentrarci. Io dovrei già avere le Pokéball? No. Fai il tutorial di Lucinda. Prendi 5 Pokéball e vediamo dove ci portano le varie zone. Se entriamo in una zona dove potrebbero esserci dei Pokémon molto forti, noi la tryhardiamo e proviamo a catturare dei Pokémon tosti. Così abbiamo un Pokémon con cui carriare e esplorare fin da subito quante più zone possibili. Allora, vai. LOL, questo qua è esattamente quello che stavamo cercando l'ultima volta. Lago Valore, d'accordo. Va bene, ricordiamoci dell'esistenza del Lago Valore qua. Quando avremo surf sarà utile. Vediamo dove ci portano queste case qua. Ok, questa è un'ottima zona. Perfetto, Veilstone. Altra cosa che dobbiamo fare è cercare Abra tipo il prima possibile, ragazzi. Sì, ragazzi, verrà ricaricato tutto su Creepy Live, ma col tempo, perché forse diventerà un video questa roba qua. Ah, perché noi potremmo fare questa roba qui. Ci ho pensato ora. Molto bene. Questa è una giga zona di teletrasporti. Andiamo a Rupevoli. Ottimo start, ottimo start. Sì, sì, devo dire molto, molto convincente. Molto bene. Molto bene. Allora, qui potrei sbloccare già la palestra. Beh, sbloccala. Statisticamente qualche palestra barra super 4 potrebbe esserci. Corso 222, ottimo. Ho bisogno di un Pokémon, ragazzi. Cioè, c'è una verità strutturale, è che ho bisogno di un Pokémon. Ok, centro Pokémon, di dove? Evopoli, d'accordo. Esploralo un po'. Ok, bebe, mi dai Eevee. Che livello è? Sai che sta al 5, vero? 20, oh! Oh, cazzo, questo qua mi sa che sono buggato. Questo è proprio quello che non deve succedere. Vaffanculo, mi ha softroccato, non ci posso credere. Oh, no! Dove cazzo stava il... Ok, perfetto, proviamo. Girafarig. Spammagli le Mega Ball. Era molto più semplice del previsto. Qua devo cercare di catturare dei Pokémon. Fast as fuck, boy. Ok. Bene, questo è ottimo, ad esempio. Yes! Fuori dal campo. Queste zone qua, tipo Monte Corona, esploriamole subito, perché altrimenti rischiamo di lasciare troppo indietro. Ok, questo ad esempio è molto buono. Buono, ottimo, ottimo, ottimo. Ok, abbiamo preso il cazzo, ma questa è un'ottima cosa. Oh, nice. Bene, ottimo. Non male. Marzia, scuola, Giubilopoli. Molto facile raggiungere questa. Ok, allora, siamo a Giubilopoli. Potremmo iniziare a esplorare un po' Giubilopoli. D'accordo, interessante. Esploriamole a capo. Allora, prima ho sbagliato in realtà con Spighetto, dovevo farmi ammazzare qui. Sdrummare, Barry! Salva e vediamo un po' se avrà intenzione di fare lo splendido oppure se ha intenzione di lasciarsi prendere. Spam di Pokémon. Se all'Iron Island non si nasconde il leggendario più incredibile di sempre, tipo Arceus banalmente, o alternativamente una palestra, vuol dire che la mia vita è una menzogna. Ti prego, ci sono due accessi. Portatemi in altre zone dell'Iron Island, ti prego. Ti prego. C'è tutta Flamminia e dintorni è un gigantesco vicolo cieco. D'accordo, per me ora possiamo finire di esplorare Veilstone. Che ne dite? Qua è Canlife perché mi ricordo lui. Vediamo dove ci fa sbucare.
Porca troia, sono un coglione. Cambio di programma, esploriamo Evopoli. Oh, l'importante è aver determinato l'inutilità di Flamminia e della zona circostante, perché ci permette di restringere molto il campo delle ricerche. È una grande cosa. Porca troia, ma non di nuovo lui! Ah, devo ancora entrare nel centro qua con il giardino fiorito, ci avete ragione. Giardino fiorito è inutile, crapo. Giardino fioraido è inutile! Entra qua. Cioè, prendo il cazzo, però ottimo. E tra l'altro questa roba qua dovrebbe farmi respawnare alla fight area. Ok, la fight area è useless. Tolto il centro Pokémon per Vulcano. Va bene, from zero to hero, non male. Corrado. Esploriamo Mineropoli, dai. Ricordiamoci che la caverna, la casa qui è... Ok, interessante. Rosico. Ok, siamo a 7 incontri fatti. Ci mancano praticamente tutte le palestre. Scusatevi, Mineropoli... Useless confirmed? No! Non è useless, non lo è proprio, Gardenia! Ok. Niente, Mineropoli comunque top posto. A Mineropoli ci sono 3 palestre, che culo. Oh, si è messi bene, ci mancano letteralmente 4 zone. Oh, Mineropoli abbiamo esplorata molto bene. Che cosa ci manca da esplorare? Giubilopoli abbiamo esplorata, Giardin Fiorito l'abbiamo esplorata. Dobbiamo ancora sbloccare Canalife, dobbiamo ancora sbloccare Pratopoli. Negozio di bici, Pedro. Memoridem, direi che è arrivato il tuo momento. Per la loro ci starebbe bene Camilla qua dentro. Tipo Vetta Lancia anche. Una roba del genere, tipo. Vai. Dammi Pedro, dai. Trena grotta sotto la pista ciclabile. Sì, l'albero lo prendo a pugni, però. No, perché c'è un albero di mezzo, non ho neanche una medaglia. Pedro! Le solas in ruin sono sempre una buona notizia, ragazzi, quando ci entri da un punto in cui non sei mai stato. Sono 3 portali. Dio Cristo. Andiamo avanti con Pratopoli. Oh, vai. Nice. Anche Canalave non l'abbiamo ancora esplorata. Bene. Ok, Cyrus, dammi la Master Ball, che se becco il leggendario matto in culo nessuno me lo potrà togliere. Surf. Questo è un grande colpo. Nice. Questo è fondamentale. Questo qua non l'abbiamo esplorato. Ok. Orca troia. Ok, guarda, l'ultima zona. Marco di... Dai, Surfs. No! No! Ok, Cyrus, dammi la Master Ball, che se becco un leggendario matto in culo nessuno me lo potrà togliere. Per lui abbiamo tutte le medaglie. Perché? Perché questo qua è un dialogo scriptato. Se arrivi qua per qualche motivo senza una delle medaglie non cambia un cazzo. Not bad. Qua sblocchiamo la palestra di Fennia Curipoli. È una buona cosa. Yes! Oh sì! E Pedro è andato. Vai, ci manca Omar e poi abbiamo un sacco di possibilità. Prima medaglia presa. Ora, calma prima di andare da Gardenia. Non abbiamo troppa fretta. Qua. Nice. Ok. Yes! Che culo! Dai, ci manca solo Omar. No, raga. Mi si è scaricato il tablet. Mi sa che ho perso tutti gli appunti. Voglio fare così inizialmente. Allora, vai. Abbiamo tutta questa zona qua da esplorare. Non lo so. Ok, in 10 minuti abbiamo svoltato tutto. Manca solo Omar. Aspetta un attimo. Ok, Camilla è qua, ricordiamocene. Aspetta un attimo, siamo tornati qua. Signori! Signori! Yes! Ok! Omar di fianco a Camilla, me lo ricordo. Bene, dobbiamo arrivare a Mineropoli per fare Gardenia. Giardinetto! Senti, adesso outmemiamo sto coso. Gli tiro una Velox Ball. Un attimo, già. Ma sta al 50.
Non stava al 40. Finalmente Fanny, cazzo. Mai trovata nella storia di questa sfida. Vai. Distruggiamo questa. Relic badge. Vai, Marzia. Quarta medaglia achieved. Ora abbiamo volo, il che vuol dire che adesso la situazione è molto più gestibile. Vediamo se riusciamo a pescare qualcosa di simpatico. Anche tipo farci un Gyarados a livello 60 potrebbe essere buono per la Lega, credo. Trovarlo al centro, ragazzi, tipo impo... Lega vinta! È il momento di Omario Dromedario leggendario, che dovrebbe essere esattamente nella casa dei Puffin, se non ricordo male. Ragazzi, si può anche ricordare male. Era al market? Ok. Vogliamo ultime marlo? Swippato con azione. È un po' divertente questa cosa qua. Raramente potrebbe capitarvi una roba del genere su Pokémon. Mind Badge from Byron. Ok, bene. Adesso ci sarebbe Bianca. Bianca. Surf su Piloswin. E vattene anche un po' a fanculo. Bene, nice, ciao Corrado. Vai Spighetto, vieni qua. Ok, vai di volo. Oh, bravo Golbat, che culo. Vuoi fare il fenomeno, puoi farlo con lui. Porca troia, che coglioni questo. Flinch, flinch. Crit, che culo. Heracross muore. Scissor. Vabbè, a parte che c'ho sempre Gyarados, cioè nel senso. Vai, Spighetto è andato. Dovrei andare a comprarmi delle pozioni, ragazzi, lo so. Golem, direi che adesso puoi iniziare la sagra di Floazzle. Gliscor. Il Poudon è molto fastidioso come Pokémon, perché sicuramente mi regge. Oh no, ma addormenta il dio del sonno. Ok, perfetto, dormi prima tu. Cioè, si sta ribaltando la situazione. Darkrai, ragazzi, è una pippa in questo momento. Sarà che non l'ho allenato nemmeno per sbaglio, ma questa è un'altra storia. Vulcano non ci può battere nemmeno per sbaglio. Ok, sì, ho un dubbio. Infernape. Golbat, momento di gloria per il nostro Pokémon che ci ha seguito dall'inizio. Momento di gloria per il nostro Pokémon. Killalo. Bravo Golbat. Eroe. Dai, diventa Crobat sul finale. Hai battuto un Super 4, cazzo, se non sei felice ora sei stupido. Niente. Questo non è scarso, eh. Questo è molto forte. Oh, mettilo a nanna un pochino, così almeno gli passa anche il riflesso. Gli passa la voglia di fare il fenomeno. Morto di Nightmare, eccellente. Gallade, questo qua tipo lotta. Porca troia, lo reggiamo. Oh, reggilo. Questo lo killa. Bravo Golbat, non so come tu abbia fatto. Guarda com'è semplice giocare con lo stile scegli, ragazzi. Siamo con un team di scappati di casa, eh. Vai Waterfall. E Waterfall 2. Signori, manca solo lei. Io starterei con Ductrio. Andiamo a mettere le Stealth Rock. Male non fanno. Para. Adesso c'è il team del rematch. Livello 58, si gode. Dovremmo essere più veloci di sto Sgorbio. Nice, Stealth Rock entrano. Questa qua non ve la velocizzo neanche. Proviamo a farla per bene. Bene, Ductrio ha finito il suo compito alla Lega. Grazie Ductrio. Entra di Darkrai. Urca, Silverwind c'ha questo. Oh, Darkrai però, dentro Garchomp. Penso che sia morto. Penso che Avalanche per 4 di Gyarados dopo il suo attacco, con 17 livelli di differenza, potrebbe averlo ucciso. Togekiss, quale Stealth Rock fanno un buon lavoro. E sai chi altro fa un buon lavoro? Gyarados! No, Shockwave! Aiuto! Beh, lo reggeremo, Shockwave. Shockwave. Farà 40%. Cagato addosso per un attimo. Ok, se non lo chiudiamo lo switch. Allora, Avalanche, siamo pur sempre a livello altissimo. Ok, bene. Lucario. Garchomp, pensi di riuscire a combinare qualcosa? Se non altro, poi su Lucario... Non mi ricordo se questo Lucario è fisico o speciale. Bello Surf. Aura Sphere, la teniamo. Ok, che siamo fragili. Attacca questo... Ah, giustamente. Certo. Non si pone il problema, ovvio. Gyarados dovrebbe outspeedarlo. Bene. Questo è molto antipatico, in realtà. Le Stealth Rock qui fanno un'ottima cosa. Noi abbiamo anche Flagello, se andiamo a vita bassa, raga. Crit inutile. GG. Vabbè, grazie al cazzo, mi direte voi.
Cioè, sono arrivato qui con Gyarados all'80. Vabbè. Vai, Golbat, puoi gestire il finale per quanto mi riguarda. Ti è dato potere di... Oh, extra senso, perfetto, guarda, lascia perdere. Golbat è l'uomo! È l'uomo delle resistenze all'ultimo secondo! Golbat è l'uomo dei 10 PS, dei 4 PS, dei volo che missano, ma che quando colpiscono uccidono! Golbat, l'eroe della resistenza! Vero partigiano! Signori, direi che in 4 ore e qualcosa ce l'abbiamo fatta. Ed eccoli qua! Che team di stupidi!